Presente. Allora, io volevo solo dire che mi ha fatto molto piacere vedere quel cartellone che parla dello sterminio dei campi. Io in particolare sono in Commissione Agricoltura e stiamo lavorando su molte cose in questo senso, dalle OGM all'uso dei pesticidi, al consumo del territorio. E proprio al consumo del territorio c'è da pensare. Se pensiamo alla nostra situazione attuale, l'alluvione del 2010 a Padova, io sono di Padova, adesso c'è stato l'alpone a Verona che ha trascinato, qui vedo che ci sono i sacchetti sulle porte a protezione per eventuali diciamo, alluvioni, e spero che non succeda. E questo è importante sottolinearlo, perché il nostro territorio è quello da cui dobbiamo partire, sia in senso umano che in senso ambientale, se dobbiamo imparare a vivere meglio e avere una visione di futuro di questo paese, sia in senso appunto di crescita nel contesto in cui viviamo, sia in senso anche di futuro nostro, di immaginare come vogliamo vivere. Lascio la parola a Beppe. No, venite qua perché... E a tutti voi, grazie. Siete là, Agrino, faccio bene, Agrini, ora siete dall'altra parte. Abbiamo capito, diretti, non abbiamo bisogno di striscioni, sappiamo tutto, venendo qua abbiamo già visto tutto, si sa già tutto. Noi siamo dentro con 163 parlamentari che si diminuiscono lo stipendio, fanno una vita da cani, gli chiudono gli uffici, fanno gli emendamenti, controemendamenti, proposte, siamo proposte, abbiamo fatto leggi su tutto, non esce nulla, non vogliono nulla, ci stanno snobbando e mi sembra normale in una democrazia che era il primo partito come numero di votanti in Italia non abbia avuto mezza carica istituzionale, mezza, che è una presidenza di una commissione, niente. Allora voglio dire che cosa è successo. È successa una cosa che non è degna di un paese civile e democratico. C'è stato un colpo di Stato, cari, andatevi a leggere i libri sui colpi di Stato, non è che ci vogliono i militari, si riuniscono in tre di notte e decidono di allungare per doppio la presidenza della nostra Presidente della Repubblica, 14 anni, con i poteri che ha. Non è mai successo, non era neanche mai previsto neanche nella Costituzione, perché l'idea dei nostri padri costituenti non li passava neanche nella mente. Bene, il governo Letta era già stato predisposto prima. Per favore, non fategli più prendere per il culo. Quando Gargamella veniva da loro e diceva dateci, andiamo a governare insieme, non diceva andiamo a governare insieme. Diceva dateci i voti, dateci 10 senatori che andiamo a governare noi senza di voi, perché sono sempre sconfatto. Noi siamo i grillini, siamo quelli che sono dietro i computerini, sono il demagogo, grillo, fascista, cinegliano, che sta nel tabernacolo, noi siamo questi. Per loro non c'erano minimali, ma neanche una commissione ci hanno dato, neanche il COPASIR. Lo danno alla loro finta opposizione, che hanno formato dentro il governo con loro, e adesso gli danno un'opposizione. Parlo di sé e parlo di Fratelli d'Italia, che sono in 5. E allora noi avremo diritto a venire alla vigilanza RAI, avremo diritto perlomeno a vigilare sulla RAI, informazione al 54esimo posto nella graduatoria della libertà di informazione nel nostro paese, no? Avremo diritto a vedere la cosa che paghiamo con 13.000 dipendenti che perde 200 milioni all'anno, avremo diritto a dire bene, tre reti sono troppe. Facciamone una come la BBC, non gli mettiamo a basso le altre due, ne teniamo una senza pubblicità, senza canone e senza partiti di politica dentro, e facciamo una televisione veramente che si alzare la guardia della democrazia. Ma niente! E allora voi credete veramente che Gargamello veniva lì, faceva finta, aveva bisogno di un alibi. Avevano bisogno di un alibi. Sono 20 anni che io dico e 20 anni che avete sotto gli occhi che in questo paese non c'è mai stato opposizione. Non c'è mai stata opposizione in questo paese da 20 anni. PDL, PD, meno R. Ve lo ricordate? Avevano bisogno adesso di creare un mostro, di creare quello di governabilità. Allora hanno detto il Movimento 5 Stelle dice no a tutti e a tutto siamo costretti a governare con l'anno. Il nano
Pina non hanno salvato noi, perché noi abbiamo messo come candidati per la presidenza della Repubblica, abbiamo messo tre persone in mano a Torricelli che hanno disdetto, nelle prime due non, hanno detto di no, che era quella del TG della Gabanelli, poi c'è stato il medico Gino Strada. Gino Strada e poi Rodotà. Perché il PD non ha votato Rodotà? Me lo spiegate un attimo, perché con Rodotà Berlusconi era in galera, non l'hanno votato per salvare il culo a Berlusconi. Perché hanno fossato Prodi? Loro hanno fossato Prodi! Noi ci avremo in territorio! Allora avete capito finalmente? Guardate che siamo l'unica speranza adesso! Non c'è altro! Questo paese è a fondo! E in due mesi questi qui si sono riuniti in un convento! In un convento si sono riuniti! Poi Letta ieri sera ha detto c'è un grosso problema in Italia! La disoccupazione giovanile! Ma che cazzo c'è? Ma ti accorgi adesso? Piove molto, ma stiamo scherzando, ma ci accorgiamo che questo paese è finito adesso, 5 punti di produzione industriale in meno, ad aprile un punto in meno, quando tutta l'Europa, compreso i paesi sottosviluppati dell'Europa, Grecia, Spagna, Irlanda, sono tutti in attivo, noi siamo un punto sotto e perdendo 5 punti di produzione industriale, sono 4 punti minimo di PIL in meno. Vuol dire 4 milioni di più di disoccupati, vuol dire che le entrate saranno dimezzate e non ci saranno più entrate, come si vive? Col debito, aumentando il debito, aumentando il debito. E che cazzo fanno questi in due mesi? Berlusconi su tutti i giornali che sta salvando l'Italia e dice abbiamo spostato l'IVA di due mesi, ma ci facciamo veramente prendere per il culo? Io dovrei calmarmi, ma non ce la faccio. Io avevo detto che questa tornata dovevo fare come padre Mariano, entrare e dire pace e bene a tutti, non grido più, vi voglio bene, io voglio bene anche agli altri partiti. I partiti sono scomparsi, c'è questo pentolone che hanno fatto anche in questa città, avete delle liste che ci mettono una foglia di tipo davanti e sono sempre gli stessi che vogliono governare, gli stessi che hanno fatto questo scelto, che ho visto che sono entrato qua nel palazzo di giustizia, lì dovrebbero occupare, Berlusconi dovrebbe entrare, lì occupare quel pezzo di palazzo di giustizia, non quello vero. E allora, ho visto una cosa che non mi mi ha impressionato. Ho visto il comizio di Brescia del Nano. Il Nano ha detto che non farà più comizi in pubblico, perché è successo. E ho visto una cosa che veramente mi ha dato una ferita al cuore. Ho visto davanti, c'erano i pensionati, noi pensionati, perché noi siamo 20 milioni di pensionati, siamo il popolo più vecchio d'Europa e forse del mondo. 20 milioni di pensionati, 5 milioni di persone che vivono di sussidi di stipendio pubblico, e davanti c'erano questi pensionati che stavano guardando un altro pensionato di 80 anni che farneticava di nuovo sulla giustizia, che diceva tolgo l'IMU, vi do quello dietro, vi ci metto un set di pentolo, vi ci metto le federe. Beh, e mi sembrava tutto normale a questi anziani, perché la loro informazione era televisiva, era quella. In fondo metà di questi pensionati galleggiano sulla crisi, magari hanno una seconda casa, che affittano e integrano con l'affitto magari la pensione, e non hanno neanche capito e non sanno che le tasse sull'affitto della seconda casata erano aumentate del 40%, questo non lo sapevano poveri, perché guardano solo la televisione e guardavano questo malato, questo qui che parlava di giustizia, che c'era il punto con lui, e gli sembrava non normale. Gli sembrava normale che questo qui parlasse. E dietro c'erano migliaia di giovani che invece non erano normali, perché non avevano il lavoro, non avevano la pensione, non avevano un contratto, se ne devono andare dall'Italia e c'è stato uno scontro generazionale, non di classe. C'erano due generazioni di differenza che non si capivano uno con l'altro, perché il pensionato ha avuto un po' di chance, ce l'ha avute, ha avuto il lavoro, si è fatto il culo, si è fatto la pensione, gode dei suoi privilegi, ma quelli dietro non c'hanno più niente, lo sanno. Qui stiamo andando verso veramente una disgregazione sociale. Vengono davanti a me oggi sul giornale, si è suicidato uno che è venuto a casa mia, è il secondo,
e se l'altro l'abbiamo salvato. Questo non lo dico nei giornali, dicono solo tra parentesi, potrebbe anche essere colpa mia, hai capito? È venuto questo signore e non era disperato, e voleva parlare con qualcuno, visto che c'erano le televisioni, è venuto lì da me e l'ho calmato. Un artigiano aveva perso delle commesse. Ho detto, e sai cosa mi ha detto questo qua? Mandali a casa tutti, mandali a casa tutti, va bene, va bene. E poi si è bruciato, si è andato a bruciare, a Salò, va bene. Ma io non voglio abituarmi a questa cosa, che uno si è venuto a ammazzare, un altro si è impiccato, un altro si è buttato dalla finestra, e noi accettiamo come queste cose, come dati statistici. Ma Dio mio, e questi qui cosa fanno? Vanno a cercare. Invece le mail dei parlamentari sono state violate, hanno preso le mail, sono entrati nei loro computer e hanno messo le loro foto, anche provocatorie, quando eravate giovani, non c'è anche una tua foto, è nudo, insomma, però, no, non credo, però hanno preso tutte le cose e l'hanno messa in rete. E l'hanno messa in rete, hanno violato il segreto di una persona, delle proprie mail, e l'hanno messa in rete. Non è successo niente. Poi che cosa succede? La polizia, due giorni fa, polizia non postale, polizia giudiziaria, viene nel nostro ufficio di Milano, polizia normale, non era mai successo, perché solitamente se c'è un commento, un casino, viene la polizia postale, gli do la traccia in più e vanno a cercarlo, giustamente, sei creato una diffamazione, sono cazzi tuoi, sei tu responsabile. Ma la polizia normale è venuta perché vedi ragazzi sotto i 19, 20 anni, 21 anni, ragazzini, si sono visti la polizia in casa perché sono stati denunciati penalmente per vilipendio. Noi abbiamo un reato di vilipendio, cari signori. Unici al mondo, dalla legge Rocco di Mussolini, il reato di vilipendio che va da un anno a 5 anni di galera. E che cos'è il vilipendio? Io non lo so. Qual è il vilipendio? Chi è che definisce vilipendio? Grave offesa al capo dello Stato. Io mi ricordo qualche commento perché mi hanno tolti. E mi ricordo che il vilipendio, non so se c'è ragazzini, potevano dire Morfeo perché dormiva, è vilipendio. Potevano dire, ma perché non va indietro, ce n'è un commento, me lo ricordo. E dicevano, ma Napolitano, perché? Ti ricordi quando eri presidente della commissione parlamentare, che andavi 2 o 3 volte al mese a Bruxelles? E ti ricordi che volavi con i voli charter della Virgin da 76 euro e ti facevi rimborsare 800 euro, ti ricordi? No, ma non facevi, ma no, non era mica fuori legge, lo facevano tutti. Ma allora io non accetto una lezione di etica morale da una persona così, non accetto più. Un primo cittadino deve essere il più morale, il più pulito di tutti. Allora è di intendo dire che il mio presidente non si è opposto alla distruzione le sue conversazioni con Mancino, è un divertimento questo, è un cazzo mio presidente, Dio mio, un presidente, se ci fosse stato un altro non succedeva questo, e non è possibile che 9 milioni di persone non abbiano una rappresentanza in Parlamento, questi ragazzi qua si fanno un culo così, e petizioni, e mozioni, si tolgono lo stipendio, il 50%, restituiscono quello che c'è dalla diaria, se lo facessero tutti i partiti, noi risparmieremo 1 miliardo di lire, fai un reddito di cittadinanza a 100.000 persone, solo con risparmio di tutti i partiti. E Gargamella, perché non è venuto da me? Perché Gargamella? Io gli ho fatto un video, ho detto, caro Bersani, vuoi fare un governo con noi? Benissimo, diamo 3 segnali forti a un paese che si sta ammazzando, che sta cronando la piccola media impresa. Diamo un segnale forte. Noi ci siamo tolti, non abbiamo preso 42 milioni di euro, non li abbiamo presi. Fai una cosa anche tu, restituisci 48 milioni di euro che ti hanno anticipato le banche per il rimborso elettorale. Non è risposta. Facciamo una cosa insieme. Ci abbiamo già la legge pronta, l'incandidabilità di Berlusconi, che non può avere carte pubbliche. Ce l'abbiamo. Non è risposta. Facciamo una legge di corruzione, non è risposta. E ora governano insieme, ora governano insieme, è incredibile. Io non ho mai votato, non ho mai votato, ma se avessi votato PD in questi anni sarei furioso, furioso. Ma allora,
fuori e tu mi salvi il Monte dei Paschi di Siena, l'unico, dove ci sono dentro tutti quelli della sinistra, l'unico ha fatto una fusione con una società di assicurazione importante, l'azione è passata da 40 euro a 2 euro, il risparmio di centinaia di migliaia di persone è andato in fumo, il Monte dei Paschi di Siena. C'è l'8 per 1000 che ci vuole dare un segnale. Allora, Monte dei Paschi di Siena, pare che il buco sia oltre 21 miliardi, due volte lo scandalo di Parma, la terza banca d'Italia, una delle più ricche, che era quotata nel 95 20 miliardi di euro, adesso ne vale 2, le azioni da 5 sono precipitate a 1,5, si sono fulminati tutti i piaceri dei dipendenti, chi ha investito si è fulminato tutto il guadagno. E noi l'IMU, la prima class l'IMU, l'abbiamo presa 4 miliardi per metterli nel buco di una banca che hanno creato questi falsi. Allora se ci fosse uno Stato, io sono andato a dire lo davanti, se ci fosse uno Stato, questa banca si nazionalizza, perché non si può fermare in una banca, ci sono migliaia di famiglie che si conti con me, si nazionalizza, se lo prende lo Stato, poi si apre una commissione di inchiesta e si va a vedere se è arrivati nei 2 miliardi e ci sono. Sì, diritto acquisito, me ne fatti i coglioni del diritto acquisito, abbiamo visto la gente chiude l'impresa al minuto, e io sto parlando di che cosa? Del diritto che lo scosso in 2 giorni, di nuovo col condono del diritto, di che cosa parlano questa gente qua? Del nulla, il convento, i 10 saggi, i 10 saggi, loro hanno una paura, hanno il terrore di questi ragazzi qua, perché andate a vedere quando parlano in Parlamento, abbassano tutti gli occhi. Loro non hanno referenza. Sono sporchi. Esatto. Hai capito? Assolutamente. Questo è un movimento che è diventato una cosa straordinaria. Un grande straordinaria. Non è neanche più un movimento. Questo non è un movimento, è una comunità. Perché io ce l'ho sempre. È una comunità, è vero. Io ci ero con un cazzo di carta che mi ero dato a metà prezzo. Vado a dormire gratis che mi occupa, vado dagli amici a mangiare, il padre l'ha fatto uno che non ha voluto niente, le luci lo stesso, pago il gasolio con i prosciutti, i formaggi e le latte d'olio che mi date voi, faccio il pieno di gasolio. Questa è una comunità e l'Italia deve diventare una comunità, porca puttana, se no non ci salviamo. Altro che i giovani contro i vecchi. Se avete in difesa i sani, questo movimento è nato il 4 di ottobre di 3 anni fa. Noi siamo i primi francescani d'Europa, poi è venuto il Papa dopo. Io non ho calmato. Ma no, guardate che loro fraintendono, guarda veramente, questa è rabbia genuina. È la rabbia che ha fatto sì che noi ci incontrassimo. È la rabbia che ha aggregato persone, milioni di persone su questo sogno dell'economia, della finanza, delle banche, un sogno di un mondo diverso. È una rabbia buona. È una rabbia buona che ha aggregato milioni di persone davanti a dei banchetti a mettere la carta d'identità e a firmare leggi. Noi siamo... Sì. Pure noi siciliani siamo. Siciliano, tu sei siciliano. Allora ti dico... Allora ti dico quello che è successo in Sicilia. Giancarlo Sicco ti ha dato un cuore. Sì, te lo potevi dire. Me l'ha dato, sì. Ce l'ho in tasca, guarda. Qua ci sono migliaia di siciliani. Perfetto, allora è qua. È qua il siciliano. Allora, già i siciliani, mi hai tirato fuori un bel argomento. Mi ha detto non andare, i siciliani, in Sicilia non hai speranze come Movimento 5 Stelle, c'è il voto di scambio, c'è la mafia, dicevo come si fa? Sono rimasti di merda perché siamo andati in Sicilia e siamo diventati il primo partito in Sicilia, il primo, perché? Non è tanto merito nostro, non è tanto merito nostro, è che non c'è più il voto di scambio, siamo abituati così anche al nord, eh? Anche no, non c'è più, non ci sono più i soldi, ti danno l'impiego ma non si spiega solo devi mettere tu, ma siamo così nel nostro DNA, perché ancora qua, che parlo con gli imprenditori, arrivano le categorie, anche da voi, no? Il Parlamento, le categorie, i farmacisti, i commercialisti, i notari, arrivano e ti fanno, senti, noi siamo 20.000,
Che cosa fa? Se andate sul governo, cosa farete per noi farmacisti? Se lo parla, caro farmacista. Hai sbagliato la domanda. Hai sbagliato, non puoi fare qualcosa per i farmacisti. Vieni, iscrivi al movimento, porti un tuo piano sulle farmacie perché lo saprai meglio di me, lo votiamo e se va bene entri in Parlamento e votiamo il tuo piano delle farmacie. Funziona così da noi. Io fare lo stesso, i commercialisti lo stesso. In Sicilia, Dio mio, sono entrati 15 ragazzi. Prendevano 20.000 euro al mese, non capite che cosa deve trovare un ragazzo che guadagnava malapena 700 al mese, trovarsi 20.000 euro e darmi indietro il 75% che resti 2.500 euro e con quella differenza aprire un conto alla regione e fare microcredito alle piccole e piccolissime imprese. Lo stanno facendo con i loro soldi. Noi siamo quelli. Noi diciamo quello che siamo e siamo quello che diciamo. Io non vengo qua a fare la campagna elettorale, non ci volete votare, non ci votate. Cadete nel gioco. Loro cercano di non farvi andare a votare. Tanto lo gioco non dura per i voti, abbiamo milioni di collusi. Abbiamo i collusi che galleggiano sul sistema. Non vogliono cambiare, hanno paura, li capisco. Noi siamo per cambiare, mandarli a casa tutti, mandarli a casa tutti. Non c'è più niente, cercano di fare movimenti, ci copiano il programma e vanno in televisione, fanno il copia e incolla. Berlusconi andare in televisione a dire le nostre cose, fantastico! Anche qui dire via i corrotti dalle nostre liste, via i corrotti dal PDL, che mi sembrava di sognare. Puoi dire che basta con i rimborsi ai partiti, ha detto Berlusconi. Tutte finte, perché i grandi saggi, come sono usciti da là, dal loro mausoleo del pensiero, hanno questi pensieri, queste idee come i denti da latte, hanno le idee da latte, li cagano. Dopo che li cade l'idea da latte non c'hanno più un passo. Invece noi dobbiamo andare al governo, dobbiamo governare, noi siamo in grado, prima di andare a votare, perché andremo a votare tra pochissimo tempo, ci saremo noi, ci sarà un anno. Ci saremo noi, ci saranno anche se fossero intelligenti quelli del PD, i giovani, stracciano la tessera, vengono con noi nel movimento e facciamo una battaglia insieme. Bene, lo facciamo perché guardate che noi ci prenderemo, e prima però di andare alle elezioni, noi li faremo conoscere quale sarà la nostra squadra di governo, i ministri, con i bel curriculum, li sceglieremo attraverso il movimento, come abbiamo sempre fatto, sceglieremo persone al di sopra del bene e del male con un curriculum, li vedete, li conoscete, potete andare a conoscere e potete anche non votarli, ma ve li facciamo conoscere prima, non dopo, prima, ci saranno i ministri del Movimento 5 Stelle, perché non c'è altro, io forse mi sono un pallone, ditemi se mi sono un pallone. Voglio sapere da voi, sto contando la... Siamo la protezione civile di questo paese. Non c'è verso, non avete scampo. Ero qui a mangiare oggi pomeriggio. Ogni piazza che faccio incontro ad Ancona, quelli della Fincantieri, qui la piccola e media impresa. Abbiamo fatto un programma con la piccola e media impresa. Non l'ho fatta io, perché la piccola e media impresa non è una categoria. È la spina dorsale del nostro paese, le chiude una al minuto, 650.000 imprese sono scomparse, chiudono i piccoli esercenti, i negozi, in centro, si svuotano, per fare spalazioni del cazzo, ancora col cemento, il calcestruzzo, le autostrade, gli ipermercati, sono cose degli anni 70, non hanno un'idea, io quello che c'è nelle città è ripopolino. Ogni tanto mi vengono delle parole che non ho mai usato nella mia vita e si vede che non mi preparo. E allora, gente che chiude dopo 30-40 anni di un negozio, i negozi straordinari che ci sono qua, una città meravigliosa,
Una cilindra di che a forza di cemento, 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 dipendete da 5, cazzo, 5 centimetri. Da 5 centimetri siete andati a 5 centimetri dal disastro. Ma merita tutto questo. Merita il raddoppio delle basi americane. Merita. Non mi interessa un referendum. Io, ma, guarda, che la dittatura è questa. La dittatura non è soggiogare il popolo, renderlo servo. La dittatura è renderlo invisibile. Noi siamo invisibili. Sull'acqua 27 milioni, non succede niente, temono il 7% del privato debito, facciamo il referendum sui finanziamenti dei partiti, non succede niente, andiamo alle leggi popolari, noi altro cosa vogliamo fare, questa città potrebbe essere la prima città, una delle prime, ne abbiamo già, guardate che noi, non pensate che noi siamo in decadenza, per l'amor di Dio, ascoltate i sondaggi, prima delle elezioni ci davano dall'8,9 al 10%, quasi 12. Abbiamo preso il 25, in Sicilia ci davano il 7,8, abbiamo preso il 20, guarda che è così. Adesso io vi dico questo dato che è vero, noi adesso i comuni ci sono, 700 comuni adesso che stanno andando alle elezioni, noi siamo dentro i 200, per l'esattezza 199 comuni che vanno alle elezioni con il Movimento 5 Stelle. Abbiamo triplicato dall'anno scorso, triplicato vuol dire che questo è un virus che non si ferma più dal basso, non si ferma più, non lo fermeranno più, ecco perché hanno paura perché siamo in rete, ci muoviamo in rete, non attraverso i media, perché noi siamo arrabbiati e la rabbia ci ha aggregato, ma loro hanno l'odio. L'odio, ogni giorno sparano odio, ogni giorno sparano delle cose su di me, sulla mia famiglia, sulle loro famiglie. Oggi, se dici Movimento 5 Stelle, ti credi l'odio da qui, i tuoi pseudo-amici ti mollano. È vero? Vero. Cazzo, allora, telefonate nel cazzo che c'eri, perché tu vuoi cambiare il mondo. Cazzo, siamo i veri, siamo dei pionieri. Ci dovrebbero ringraziare che teniamo la democrazia, perché se vogliamo noi, arrivano quelli che non vogliono più. Perché? E ero lì. Questi piccoli imprenditori che sono così e mi dicono allora, e io dico, ma io un mese e mezzo, due, facciamoci governare, facciamo un piano triennale sulla piccola media impresa, ci abbiamo già un piano triennale, un piano triennale, quinquennale, qui sull'agricoltura, sull'energia, cazzo, un piano, questi ragionano a una settimana, calo casa, abbiamo già un piano sulla casa, problema della casa, abbiamo portato in Parlamento attraverso un ragazzo che è qua, dove c'è Davide Borrelli. Dai governi, è stato 5 anni consigliere, ha poi c'è storico, ci dà una mano. Abbiamo portato il programma in Parlamento di Social House, che è semplice, non devi tirare fuori i soldi, non c'è copertura finanziaria perché non serve. Social House significa questo, significa che ci sono 1.200.000 famiglie che non hanno accesso al credito, al mutuo per comprarsi la casa e ci sono 2 milioni di case in mano alle banche che marciscono perché non hanno i soldi per la manutenzione, non le vendono perché il mercato è in crisi, allora ci troviamo case che marciscono e i giovani senza casa, ma mi sembra possibile. Allora il sociale significa che lo Stato fa la garante con dei certificati presso la banca, non deve tirare fuori niente, fai la garante, puoi entrare in mutuo, te lo vedremo caso per caso, fai il lavoro, ti pagherai in 10, non ce la fai in 20 anni, non ce la fai in 30, non ce la fai in 40, non ce la fai, me lo dirò! Io ce l'ho di 40 anni. È leggermente più complesso, ma il senso è questo. Allora abbiamo parlato, il madre mia, allora abbiamo parlato del reddito di cittadinanza. Io ho parlato con l'imprenditore, ho detto guardate, se la vostra azienda chiude perché fate un prodotto che magari è fuori mercato, non è detto che sia la crisi globale, è arrivato uno e mi ha detto bastardo, io ho chiuso, non avete fatto niente, vai in muna, questa muna che mi chiede, credevo fosse dei complimenti. Beh, allora, e dicendo ma che cosa avete? Ho chiuso il mio negozio, che cosa avete? I DVD? E dicendo ma i DVD? È chiaro che non si vendono più. Ma siete voi con questa cazzo di rete. Hai capito? E allora bisogna gente che vendeva scarpe, vendeva abbigliamento a chiuso, perché oggi le scarpe le vendono in rete, che si è attrezzato,
Giova, Giova, questi qui, questi stanno, Zarango. Vabbè, comunque avete capito il senso. E allora io preferisco che chiuda un'azienda e voglio salvare chi ci lavora. Voglio salvare le persone, non le cose che non si possono più produrre. L'economia che cosa serve? Che cosa serve l'economia? L'economia, il ministro dell'economia ci troviamo un banchiere, ma mi sembra normale. E confondono ancora l'economia, e l'economia con la finanza, parlano di soldi quando parlano di economia. L'economia è un'altra cosa, l'economia è la scienza delle cose, della produzione, di fare le cose. Loro non sanno fare un cazzo, va bene, parlano di strade. L'economia è quella che ci consiglierà che cosa produrre nei prossimi 10 anni e cosa non produrre, con che tipo di energia, con quanti materiali, con quante ore di lavoro, il lavoro, questo lavoro, tutti che chiedono lavoro in televisione, datemi il lavoro, questa parola che è diventata oppressiva, ossessiva, il lavoro è una parte importante nella tua vita, certo, ma deve essere una parte della tua vita, non tutta la vita. Allora bisogna ripensarlo! Vado dentro, vado al Sulcis. Io, guardate, non mi voglio fare un complimento. Non c'è nessun politico che venga a girare la setta così normalmente in mezzo alla gente. Non c'è! Va bene? Ci sarà una ragione. Se girano, hanno 20 persone di scorta, come Monti, ti chiesto solo caga per Monti. C'ho 20 persone di scorta. Anche la scorta dice, ma chi è quello lì? Ma vi rendete conto? Non è grave. Voi capite, perlomeno potete essere d'accordo o non d'accordo, però percepite che c'è una sincerità di base. Lo percepite. E questo flusso che c'è, lo sento. E non è un flusso di gente che sta a sentire un leader politico. Si sente un flusso di affetto, ce l'avete nei miei confronti perché avete capito che io ce l'ho dei vostri, poi gli altri sono pari. Abbracciatevi. Allora, qui sono fatto un complimento. E allora, il lavoro, vado al Sulcis e trovo dentro un buco nella miniera dove c'è il più basso reddito d'Europa. Dentro la miniera del Sulcis di carbone, che poi gli danno fuoco dentro perché è un carbone zolforoso, devi pulirlo, costa l'invia di Dio. Per mantenere il posto di lavoro producono una roba che mi viene la silicosi a 50 anni per un cazzo di stipendio da 1.200 euro al mese. È il lavoro quello lì. Io ho detto siete pazzi, volete il lavoro. Io me la chiudo la miniera, devo chiuderla. Fate come nel caso, si diventa un punto di turismo da 1 milione di persone all'anno, meno 30. Fai un giro ecologico, la metti a posto, ti do il lavoro per lavorare in superficie, non a 500 metri sottoterra. La pulisci, la vendi perfetta e ci portiamo i turisti. Il lavoro. Ma che cos'è il lavoro? Tu ti laurea, fai il master, la specializzazione, spendono 500 a 1 milione le famiglie per farti fare studiare, farti lavoro, danno sangue, e poi cosa fai? Il lavoro, vai a fare che cosa? In un consenso da 700 euro, ma che ci vanno i figli della Fornero in un consenso da 700 euro al mese. Allora come si risolve? Come si risolve? Come nei paesi civili un reddito di cittadinanza, ci abbiamo già la legge, i soldi ci sono. Il reddito di cittadinanza funziona, che tu se tu perdi il lavoro, sei un esodato, non ce la fai, lo Stato ti dà un reddito, dopodiché ti offre 2 o 3 lavori, se tu rifiuti i 3 lavori che ti offre lo Stato, no, anche tre, voglio essere magnato, se tu rifiuti perdi il reddito di cittadinanza. È molto semplice, c'è in Olanda, in Danimarca, c'è in Canada, c'è in Australia, c'è nei paesi civili. Io voglio salvare le persone, nessuno deve rimanere indietro. Dobbiamo fare questo. Tu c'è da ragionarci, poi ogni nazione se lo adegua. Noi potremmo avere il tempo, per esempio, il lavoro, il tempo pieno breve. Tempo pieno breve.
e lavorare poco e avere un guadagno che ti permetta di avere del tempo libero per occuparti anche dei tuoi parenti, della tua famiglia e dei tuoi vecchi, visto che siamo la nazione più vecchia d'Europa. Ti ci curerà il culo a tuo nonno, non ci saranno più persone specializzate che potrai pagare, non puoi fare tu. Non ci pensiamo adesso. Non ci pensiamo, ci sono i redditi, ma poi c'è l'imposta negativa sul reddito, da abbinare al reddito di sussistenza. Dipende come lo vogliamo applicare. Vuol dire che lo Stato ti dà una mano alle persone che lavorano, perché ci sono lavori da 600-700 commesse, i guardiani, c'è pieno di gente che lavora magari 700-800 euro, non ce la fa, non arriva alla soglia per essere tassata. E lo Stato ti anticipa dei soldi, si chiamano imposte negative sul reddito, in modo da portarti al minimo passante. Ci sono le borse di studio civili. Ne avete mai sentito parlare? Siamo il popolo più inventivo del mondo. Facciamo i meno brevetti del mondo, però inventiamo tutto. C'è gente che non c'ha lavoro, che è cassa integrata, che è pensionato, però delle idee. Cazzo, c'è una commissione in Gran Bretagna che si mette una commissione e se hanno corrigere da una borsa di studio civile da 20.000 euro e vediamo che cosa fa, si può anche fare, ma ci vuole lo Stato. E allora Grillo, dove prendi i soldi per fare queste cose? Ma Grillo, non vedi che sei un ex comico, sei un pagliaccio? Dove prendiamo i soldi per fare il reddito di cittadinanza, la piccola media impresa? Dove prendiamo i soldi? Dove prendiamo i soldi? Ma togli le rimborse elettorali, sono centinaia di milioni subito, noi l'abbiamo già fatto, togli i doppi, i tripli stipendi, vai e cominci da su a prendere i soldi, non cominci da vivo dai pensionati, dalle scuole e dagli handicappati, cominci da lì. Il nostro Presidente della Repubblica potrebbe dire, ascolta, la spesa del 2 giugno, adesso, ma le spese del Quirinale sono passate da 242 milioni dell'anno scorso a 340 quest'anno. Ci sono 1.000 autisti, che costano 250 milioni all'anno, per le macchine, per le scorte, vai a vedere se c'è un altro paese dove un ministro gira con 20 persone a fare la spesa. Non esiste, si prendono l'auto, la bicicletta, vanno a fare la spesa, come tutti, perché sono i nostri indipendenti. Ma basta. Non ci sono i soldi. La guerra nazionale ci ha costato 5 miliardi di euro, costa 1 miliardo all'anno. 1 miliardo all'anno per stare lì, gli americani se li stanno andando. Ci mandano gli alpini nel deserto. Ma allora, non ci sono i soldi. 98 miliardi di evasione fiscale nelle slot machine. 98 miliardi, sono 4 finanziarie, cari signori. Però non ne parlano perché la concessione del gioco d'azzardo è stata data alla destra e alla sinistra. Ce la mandano il PD e ce la mandano il PDL. No, e poi ce la mandano la massa. Vai a vedere quante sono le tasse per tassare il gioco d'azzardo. Arrivano all'8%, 8%, te ti tassano al 71% e loro l'8. Favoriscono la Ndrangheta e la massa piuttosto che le persone che si fanno il culo dalla mattina alla sera. E io non voglio sopportare questo. Non ci sono i soldi. Accorpiamo il comunismo di 10.000 abitanti. Togliamo queste cazzo di province. Cominciamo a vedere che non si può, una mente raziocinante, pensare a un sistema pensionistico dove uno deve lavorare fino a 70 anni e i giovani non hanno il lavoro. Ma come si fa? Io pensione che ci metto a 60, non ci sono i soldi. Abbiamo 100.000 persone che costano 17 miliardi perché vanno in pensione da 10.000 euro a 92.000 euro al mese. Metto un tetto di 5.000 e fanno 7 miliardi subito e alzo le mille dei poveracci. Non ci sono i soldi. Sono diritti acquisiti, non si può. I diritti acquisiti. Io devo assistere che uno Stato fa un diritto acquisito perché fa una legge, fa lo scudo fiscale per piazzarsi le loro tangenti attraverso le banche, tassarsene al 5%, tutto nascosto, non si sanno i nomi, perché un diritto acquisito è una legge. Tolgo la legge e io faccio vedere chi sono. E non ce ne sono imprenditori,
toglietemi dalla testa che gli imprenditori avevano portato i soldi all'estero e se li siano ripuliti col 5 del cielo, perché un imprenditore prima non hai nessuna garanzia di portare lì e poi poterli portare qua senza che nessuno sappia niente. Non hai le garanzie. Secondo, nessun imprenditore, un po' sano di mente, c'ha i soldi all'estero e sempre li porta qua in un paese fallito. Mi segue. Allora, chi ha usato lo scudo fiscale sono i partiti attraverso le banche, soprattutto le tangenti del Monte dei Paschi di Siena, che si ripulivano col 5%. Allora, io voglio dire solo una cosa sulle banche, non ho detto due sulle banche. Io voglio una banca. Innanzitutto, se il Monte dei Paschi di Siena ha un debito di 20 miliardi, io voglio fare una cosa, come fanno i paesi civili in Irlanda, in Gran Bretagna, non in Russia. Io nazionalizzo la banca, me la prendo, come Stato me la prendo con 21 miliardi di debiti. Poi apro una commissione e vado a vedere chi ha rubato i 21 miliardi e li metto in galera. Però, ma così non si può fare, perché si coprono l'uno dopo l'altro. Ecco perché dobbiamo andare noi a prenderci questo paese. Sarà dura perché sarà un paese in macerie. Dobbiamo riproporre una mentalità che avevano i nostri padri quando si sono presi il paese dopo la guerra. Era pieno di macerie, ma non c'era l'odio scatenante di adesso. C'era la gente che si dava una mano. Come facciamo noi facendo queste robe qua? Ci diamo una mano. E ognuno di voi deve dare un po' di tempo al dato. Con la piccola impresa abbiamo messo più 10 punti, fondamentale. Ma non puoi pensare che un'impresa possa venire qua. Allora, sono andato a vedere un'impresina meravigliosa, che ha 600 dipendenti con l'indotto, lì quando c'è la riciclo, la plastica, con dei macchinari fantastici. Le bottiglie ritornano, le bottiglie ritornano, cose meravigliose. Beh, paga 1 milione di euro al mese di elettricità. Ha detto, se io vado in Croazia, mi fanno il 50% di sconto. Cosa devo fare? Sto qua perché sono 600 dipendenti. Sto qua, mi mangio il profitto per non licenziare nessuno. Ma io tra un po' lo faccio questo passo. Lo faccio. C'è una lettera oggi sul blog, andatevela a leggere. È commovente o no questa lettera? È uno che scrive di Ligure, ha detto, io che vado, porto via mio figlio. Porto via mio figlio da questa nazione perché o mi ammazzo anch'io o sento qualche cos'altro fuori. È uno del Movimento 5 Stelle. Ma noi dobbiamo assistere a queste cose. Ma dobbiamo assistere a queste cose. E allora vai in Austria, in un giorno apri un'attività, un giorno, ti danno un ettaro di terra, non ti tassano per i primi 3 anni, le tasse sono al 20%. Qui sei un contenzioso, passano mediamente 1250 giorni, con i 300 della Gran Bretagna e i 250 della Francia. Abbiamo l'IVA che non esiste da nessuna parte, una tassa di estorsione, più assumi, più hai imposto una tassa sui costi, ma che cazzo la fai inventare, più assumi e più ti tassano. Dovrebbe essere diverso, il contrario, ci sono esodati, cassa integrati, disoccupati, che sono lì che possono 50 miliardi allo Stato italiano, 50 miliardi. Ma non puoi avere il Stato che ha lavorato, un sorriso, no, eh? Per 3 anni, per i contributi assumi, c'è il soldo per noi a lui. Ma non si può fare. Non c'è un cazzo da ridere. È un sistema fiscale che non riesce a capire il cazzo di nessuno, perché non c'è lo Stato. Il Corriere dice che la piazza è vuota, eh? Così diciamo il Corriere. Ah, sono dei pagliacci. Permesso? Non le dicono queste cose. Noi abbiamo un sistema sanitario che è incredibile. Perché tra salute e sanità sono due cose diverse. La salute, ecco, la piazza vuota, Corriere. Non è farsi curare, aprire ospedali, consumare farmaci. La salute è un'altra cosa, dipende dal tuo stato di vita. Devi alzare il tenore di vita della gente e si ammala meno. Devi dare l'informazione alla gente che non ha. Il rapporto con il medico è cambiato. Il medico ha paura a curarti, ha paura. Poi fuori ai pronto soccorso ci sono gli avvocati, gli pronti.
mica ha fatto qualcosa, denunciamo subito, hanno paura, si devono fare le assicurazioni, pagare i premi, hanno paura, poi dicono tutte le cause, ma devono pagare gli avvocati. E allora se c'è un caso un po' complicato, via, via, decisano, faccia gli esami. Il 50% delle tasse sono inutili, il 50% delle risonanze magnetiche anche, non parliamo degli esami del sangue, esami, proprio esami. Vai al pronto soccorso, l'80% non c'è un caso e si fa ricoverare al pronto soccorso perché non trova un medico di famiglia. Allora il medico di famiglia io lo metto in un ufficio al pronto soccorso che si prende gli stronzi che non hanno niente e se li cura lì. Ma scusate, è buon senso. E parlando con i 30 giorni, ho detto, dobbiamo garantire delle cose. Il male in Italia, ce l'abbiamo solo noi. Ma guardavo quel servizio, vedo tutto il mondo a vedere questo momento. Gli italiani, non parliamo di giapponesi. Ieri sono venuti gli indignados, spagnoli, il capo degli indignados, avete fatto un miracolo. Sono tutti convinti che abbia fatto un miracolo nel mondo. Infatti anche la stampa comincia a deviare un po' nel mondo, perché dicono che io sono l'uomo più pericoloso d'Europa. Si mangia la pancuale, hanno paura, mi conoscono, sai, perché io è vero, sì, potrei anche essere pericoloso per quella gente disonesta, pericoloso per chi fa macchinazioni strane, per finanze creative, sono pericolosissimi, siamo pericolosissimi. E allora io voglio andare in Europa e dire, signori, noi a pagare un debito di oltre 2.000 miliardi, 100 miliardi di interessi all'anno, quando la nostra produzione decresce, quando il nostro PIL decresce, io non mi metto in un angolo a morire per pagarvi l'interesse alle vostre tasse di banca. Voglio ridiscutere il debito, ridiscutere, non significa uscire dall'euro, fare casino. Quando è dico la Bertesa, l'avete provato la Bertesa, io non so neanche, non sappiamo neanche cosa sia, e allora vediamo la Bertesa, vai in qualsiasi cantiere a fare i lavori, sono quelli del Bangladesh, e lavorano un quarto dello stipendio, perché il nostro lavoro è l'appalto che si fa parte, che si fa parte, che si fa parte. Allora i contadini vanno via, le loro leggi non ci stanno più dentro, un terzo del bilancio dell'Unione Europea, un terzo, va alle grandi multinazionali agroalimentari, non al contadino, non va a cambiare i prezzi. La pesca famosa del Milanese, del Ravennate, la miglior pesca d'Europa, il contadino la vende a 0,22 e gli costa 0,50, la butta via, non riesce più a vendere. Le arance siciliane vanno al massimo perché arrivano da Tunisi attraverso la Spagna. Allora, vanno via, voglio. Io ho parlato di una cosa che ha spaventato tutti. Ho parlato di una... Quasi 5.000. 5.000 inserimenti, hai detto sul Corriere adesso, che se la piazza è nuova. Accendete gli accendini, perché è buio. Accendete... Ma allora, è questo la loro manifesta. Il loro odio è questo. Il loro odio è pubblicare il mio indirizzo, accendini, accendini. La via dove abito, la mia casa, il modo che arrivano, e io vivo mia moglie, i miei figli. Questo è il loro odio. Il loro odio è mettere con te a scuola di mio figlio, fare un liceo e fare un tema sul Movimento 5 Stelle perché è così reazionario, perché così non propone niente, il titolo era questo, perché non propone niente, c'erano 5 articoli e il migliore era di Ferrara. Fanno questo nelle scuole pubbliche, perché mio figlio va alla scuola pubblica. Allora, io parlavo del Made in Italy, che è una grande risorsa per noi, io lo voglio proteggere, e la parola protezione cos'è, una bestemmia, è pericolosa, vai a vendere l'acciaio cinese negli Stati Uniti, non lo vendono l'acciaio cinese negli Stati Uniti, e il nostro acciaio invece che è strategico, chiudiamo l'IVA, ma è pazzesco, non vai a vedere i cantieri americani se li fanno la concorrenza con quelli coreani, qua i nostri cantieri, i nostri cantieri, gli amministratori italiani hanno investito 900 milioni di euro per comprarlo mini cantieri in Asia, per fare le navi che abbiamo insegnato al mondo, noi a fare le navi che mandiamo in mezzo alla strada delle maestranze con due coglioni così, io voglio parlare di protezione, certo! E la parola reazionale, ti mettono sul loro, se tocchi l'euro, sono reazionario, nel reddito! Ci sono premi Nobel come Krugman che dice uscite presto!
sarà un disastro. Ci sono altri tra di loro che dicono prendetevi due valute, la lira per il mercato interno e l'euro per il mercato esterno. Io voglio una discussione, voglio informazione. Non ci hanno cagato neanche di striscio quando ci siamo inflati e da lì è stata la truffa ai placi, senza avere il nostro consenso. In Inghilterra non hanno l'euro e stanno facendo per fare il prossimo anno un referendum per uscire dall'Europa con un referendum. Questa è la democrazia, io voglio un referendum per capire cosa siamo diventati. Sono reazionario. Questo è il lato del palco, Qui siamo a fianco del palco, che per fortuna è illuminato. Vedete? In Madre Mica siamo il secondo produttore di olio del mondo e siamo il primo importatore di olio del mondo. C'è qualcosa di risolto. Prendiamo l'olio marcio lampante spagnolo, lo tagliamo con il nostro, ci mettiamo un euro di più al litro e se ne va come olio magnifico. Abbiamo 23.000 produttori che fanno l'olio di buono del mondo. Sono venuti i cinesi. L'olio si cura più della cocaina e dell'eroina di stessa. L'olio non è neanche un alimento. I cinesi non lo bevono, lo guardano. Lo guardano, se lo spalmano là. Mi sa che è un miracolo. Allora, noi abbiamo queste cose da tenere assolutamente. 28.000 produttori, io giro tutta l'Italia. Questo è l'altro lato, lato destro. Non trovi un olio locale di classe carne. Ci sono i piccoli produttori che agonizzano. E noi tagliamo, buttiamo questo olio della comunità europea a 5 litri, a 5 euro al litro, che fa schifo. E i nostri produttori che agonizzano, hanno problemi. Ma è tutto così. Vado a Mazzara del Vallo, i pescatori devono usare la rete, quella maglia grassa, quella maglia larga, perché devono imporre l'Unione Europea, devono pescare il gamberetto con la maglia larga. Il gamberetto non è ben felice, cazzo, mi passa tutto. Allora, il tonno non lo possono prendere perché è sotto protezione. Passano i giapponesi con delle portaerei, portano via il tonno e se lo portano in Giappone. Ma è così, è questa l'Italia. Noi abbiamo due coglioni così, siamo i migliori ingegneri, i migliori designer, i migliori architetti, i migliori pensatori. Abbiamo fatto il Rinascimento, quando questi qui andavano al trattore. E non ci vuole un coglione nuovo, non siamo neanche più un paese, non c'è uno Stato, c'è la burocrazia. C'è Equitalia che fa i corti e prende la casa. Noi abbiamo già le leggi, ce l'hanno copiate benissimo, vediamo se lo fanno. Noi abbiamo già la legge propria, l'abbiamo già fatto per l'inviolabilità della prima casa, la proteggiamo la prima casa. È un bene come il ferro, l'abbiamo sempre detto. Adesso lo dicono tutti, lo dicono. E qui pagare le tasse dal 70% al 40% media europea, togliere l'IVA. Spendiamo 17 miliardi in più della Francia a parità di popolazione, 17 miliardi di euro in più di spesa pubblica, è pazzesco, quando loro hanno un tipo di livello uno in più di noi. E là lo Stato c'è, là c'è Hollande che ha preso una banca, l'ha fatta una banca di Stato, ci ha messo 20 miliardi dentro, lui fa il presidente onorario e i 20 miliardi servono a finanziare una piccola e media impresa. Qua ti schiacciano, là ti salvano. Non si può copiare, ma non si può copiare. Ma devi manca, lo manda, venivano qua, io parlavo dei commercialisti, loro non sanno neanche cosa sia un commercialista, perché noi dovremmo superare questo problema di non capire quello che dobbiamo pagare, basta, che dobbiamo avere un professionista che poi quando sbaglio sono cazzi tuoi, non suoi. Io voglio che l'ufficio delle entrate mi chiami, mi dica che documenti ha bisogno, io riporto tutti i documenti, poi la denuncia dei redditi me la fa l'ufficio delle entrate, me la fanno a loro, pago quello che dicono, per un anno non mi rompete più i coglioni. Ma questi non sono relazioni di incognito, sono relazioni del più grande fiscalista che è Maronzi in Italia, che dice che si potrebbe bloccare per esempio l'imponibile per 4 anni, gli fai l'imponibile a uno per 4 anni, non gli rompi più i coglioni, paga quella cifra lì e la task force che mandi, la mandi dall'altra parte. Ma mi sembra normale, vanno in impegno in breve, la finanza in breve, hanno disintegrato settori come la nautica. Dei belle imprese li mandano, mica la finanza, li mandano a controllare il miele, dove avete le api, voglio vedere una per una, quanti api avete? E poi quando vai a controllare il reddito di un caso di parlamentare dove
messo i soldi presso la Banca Nazionale del Lavoro dentro Montecitorio, non ci può entrare la finanza, no cari? Il redditometro glielo faremo noi se ci mandate al governo, glielo facciamo a loro il redditometro, andiamo là. L'IVA la paghi quando mi incassi, 60 giorni, se non era per noi il movimento, lo sai benissimo, quando l'ha fatto la prima illusione che ha dato un po' il popolino, che ha detto 40 miliardi alla piccola e media impresa, 20 di prima tranche, non c'è ancora niente, e se non era per loro che andavano a leggersi il documento, quando la Lombardia l'ha letto in televisione e anche sul blog, io sono rimasto sconcertato. Poi si sono sbagliati, stanno facendo una figura di merda, non è possibile che non ci sia come di quella Lombardia, perché nel documento ufficiale del Ministro delle Finanze non c'era la parola piccole e medie imprese. La prima tranche di 20 miliardi andava al servizio creditizio di sofferenza, alle banche, di nuovo alle banche. Allora abbiamo piantato un casino, l'abbiamo letto in Parlamento, l'abbiamo letto sul blog, e dopo due giorni il ministro Grilli è uscito, Grilli, un altro nome inquietante, è uscito Grilli e ha detto in effetti, è stata una leggera dimenticata. Ecco come truffano davanti in televisione, ti dicono questo, poi vai a vedere, c'è l'emendamento 5 e va nel capitolo 4 del capitolo 5 della legge 45 che modifica il comma 7 del comma 18 e loro votano e non sanno che cazzo votano, alzata di mano, non capiscono cazzo, lui ci competenti sono loro perché scudono fino a mezzanotte, vanno a vedere cosa vuol dire comma 7 che si dice quello 4 perché c'è la trappola e non volete darci il voto. Non volete darci, se non ci date il voto dovete andare tutti a fanculo, va bene? Dio mio, poi ancora non è una cosa, è un consiglio erotico che fa il viaggio. È anche stato depenalizzato dalla Cassazione. Comunque è un paese così, è un paese con 9 milioni di processi. 9 milioni, signori, 5 milioni civili, 4 milioni penali. In Gran Bretagna, in Germania sono 300.000. 9 milioni. Ma vi rendete conto che non c'è quella giustizia, se non è un avvocato come Ghedini, va in galera. Oggi la giustizia protegge chi ha il grano, chi non ha il grano va dentro. È normale, non ha, per prescrizioni, carte contro carte. Ma scusate. Abbiamo 240.000 avvocati in Italia, un terzo di tutti gli avvocati d'Europa sono in Italia, che si riproducono come improcioni, aumentano di 15.000 unità all'anno, e più aumentano gli avvocati, più aumentano il nostro grado di litigiosità, più aumentano il nostro grado di litigiosità, più aumentano gli avvocati, siamo in un giro chiuso. Più aumentano i ladri. Eh? Ma aumentano i ladri, certo, ma i ladri, io. Che te il codito. Voi avete questo modo di parlare, bellissimo, però pensate che gli altri mi capiscono subito. E da io mi dice che codito che la cosa che fai passa dentro. Giapponese? Cosa che tu dici? Ma che dito? Mi passa, quindi che passa con la S per lui? Non è neanche volgare. Va bene. Abbiamo, io non ve lo dico neanche il programma, ce l'abbiamo. C'è solo una possibilità. Questo movimento sta tenendo in piedi quella poca democrazia che ci è rimasta. Noi siamo risolti, siamo così con toni molto, io almeno perlomeno, questa rabbia non è una rabbia buona, ve lo dico, e abbiamo di ritorno un odio. Abbiamo un odio con le televisioni che deformano la realtà, dire che non c'è la gente. Ieri c'era poca gente perché c'era l'esondazione, veniva l'acqua, c'era metà piazza, c'era pericolo, c'erano i ciclisti, ne hanno trovato due a Padova che galleggiavano l'acqua, come so. C'era pieno di roba nello stesso giorno. Però non è importante quanti siamo o quanti non siamo, l'importante è che noi andremo alle elezioni a breve.
a breve, perché il nano ha già capito che per salvarsi il culo deve andare alle elezioni e potrebbe anche avere delle speranze. Potrebbe anche avere delle speranze se non ci fossimo noi, ma ci siamo noi! Ci siamo noi, cari signori! E alla fine, come al nano, ne rimarrà uno solo! Ok, un abbraccio, un abbraccio. Ecco, dato che noi siamo violenti, vorrei fare una cosa per pietà, così anche un po', diciamo, francescana, con questo papa meraviglioso, che non so quanto possa resistere a dire buongiorno. Come va? Ecco, vorrei che ci abbracciassimo un po'. Tutti insieme, un abbraccio così, tanto per dire che siamo provati. Dai, forza, abbracciatevi! Forza! Prego di luce lì, abbracciatevi un po'. No, la mano, su. Non abbracciatevi. Dai, abbracciatevi, forza, abbracciatevi! No, dobbiamo trovare il senso di comunità. Abbracciatevi, dai! E tanto non abbiamo più niente da perdere, ma fate me! Io ho lavorato 40 anni, ho guadagnato, mi sono fatto una bella posizione, potevo starmene in casa, e vengo qua. Abbracciatevi anche voi, su che siete illuminati, almeno voi. Mi facevo pagare, adesso decido che lo stesso lavoro lo faccio per aiutare gli altri. Potreste fare lo stesso, che siete degli artisti, o che siete degli idraulici, o che siete degli architetti, qualcuno deve dare qualcosa agli altri. E fate pensare in Italia una domanda. Abbracciatevi, abbracciatevi. Tutti a casa, 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 tutti a casa. Variati, a casa! Grazie a tutti di essere qui. Vogliamo la tutela del nostro territorio, della nostra terra, che non è sorta più l'acqua. Noi non vogliamo aver paura di guardare il nostro fiume che si ingrossa, aver paura di aprire le nostre porte e di trovarci l'acqua davanti a casa. Abbiamo bisogno di cambiare questo modo di fare. Non vogliamo più cementificare. Il territorio nostro è plastificato. Noi abbiamo una grossa opportunità. Abbiamo la possibilità di cambiare tante cose. Se lo vogliamo adesso possiamo farlo. Pensate di darci una mano, portiamo avanti un progetto comune, entreremo nei palazzi, cominceremo ad eliminare gli sprechi per liberare risorse per dare ai cittadini. Troveremo i meriti, le persone che vorranno portarci il loro curriculum ed entrare con noi a governare la città con le loro professionalità, con le loro capacità per portare avanti il nostro grande progetto. Grandi persone, grandi cittadini che vogliono collaborare per il bene comune di tutti. Vogliamo un'aria più respirabile, vogliamo interventi mirati, non interventi tamponi. Abbiamo bisogno di respirare per noi, per i nostri figli. Vogliamo una città più viva, più vissuta. Non vogliamo che i nostri negozi chiudano, che le nostre attività se ne vadano lontano, che la nostra gente, che la nostra città si spopoli. Vogliamo portare persone che vivano le nostre piazze e le nostre strade. Vogliamo investire in cultura, turismo. Vogliamo ripopolare la nostra bellissima città. Ha bisogno di noi, Maestra Ricca. Ha bisogno del nostro contributo. Abbiamo bisogno di ripopolare le nostre strade. Abbiamo bisogno di uscire la strada la sera, nelle strade, nella massima sicurezza. Abbiamo bisogno di mandare a scuola i nostri bambini in bicicletta, in percorsi ciclabili, tranquilli. Abbiamo bisogno di tutti voi. Assieme possiamo farcela, mandiamoli a casa, solo un'altra cosa. Noi cittadini, tutti assieme, possiamo cambiare questa città e riportarla ad un antico splendore. Abbiamo la grande fortuna di essere nati qui, di avere questa piazza meravigliosa, di avere questi nostri palazzi.
sono una meraviglia, siamo noi una meraviglia, siamo i cittadini di questa città, è ora che ci riappropriamo della nostra città. Puoi chiedere di illuminare i cellulari, per favore? Illuminate i cellulari, che vediamo la piazza illuminata, grazie! Tirate sui cellulari! Ecco, eccoli, eccoli! 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 Carichi! Adesso andate tranquillamente senza dare nell'occhio e spargete il verbo. Grazie a tutti! Scusate un attimo, qualche donazione? Sì, la nostra campagna elettorale, avete visto, è molto sobria, noi non abbiamo voluto investire denaro per la campagna elettorale, perché avete visto alcuni continuano a fare cene, investono grossi capitali per fare camion che girano le famose linee. Noi abbiamo scelto, per rispetto per le persone della Liguria Milanese, di non investire più di 3-4 mila euro. Guardate, è una cifra importante, ma c'è qualcuno, qualche candidato sindaco che sta spendendo 40-50 mila euro. Noi non l'abbiamo voluto. Per dire questo, che basta un euro qualcosa, noi abbiamo dei banchetti sparsi che nella piazza ci servono per sopravvivere, però è il minimo, quindi dateci una mano. Un'altra mano dateci quei rappresentanti di lista. Noi abbiamo bisogno di persone, ripeto, il momento che ci vedete è fatto dai cittadini, da voi. Abbiamo bisogno di persone che si mettono a disposizione per fare i rappresentanti di lista. Nei banchetti ci sono sempre dei moduli in cui potete iscriversi. Grazie, vogliamo vincere. Poi una X sul Movimento 5 Stelle. E basta. E basta. Semplice. Arriviamo e poi arriveremo noi con le macchine. Grazie a tutti. Arrivederci, grazie.